5 gennaio scorso, giorno della pubblicazione della sentenza del TAR del Lazio, che ha bocciato il ricorso degli amministratori comunali di Prato La Serra contro lo scioglimento del Consiglio Comunale, sulla pagina Facebook dell'ex minoranza veniva pubblicato il seguente post a commento della notizia. Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, ha convalidato pienamente lo scioglimento del Consiglio per infiltrazioni mafiose, ritenendo persino inutile esaminare le contestazioni avverso specifici episodi individuati nella relazione prefettizia. Se questa interpretazione corrispondesse alla realtà dei fatti, gli sciolti avrebbero ragioni sufficienti per chiedere che sia il Consiglio di Stato ad esaminare quegli specifici episodi che, secondo gli sprovveduti responsabili della pagina Facebook del gruppo Siamo Prato La Serra, il TAR avrebbe ritenuto di ignorare. Però i giudici del TAR sono tutt'altro che sprovveduti e gli specifici episodi li hanno esaminati a come, partendo proprio dalle contestazioni degli sciolti. Anzi, le valutazioni del TAR aggiungono molto e chiariscono diversi passaggi della relazione del prefetto. Analizziamo i più importanti partendo proprio dalle contestazioni che la sentenza riporta, contestazioni ovviamente degli sciolti, e poi quello che dice il TAR per chiarire che il provvedimento di scioglimento è legittimo. Allora, vediamo il primo tema, è quello degli impianti sportivi. Cosa dicono i ricorrenti? Leggiamo. La figura di omissis veniva ampiamente trattata nella relazione prefettizia, che la individuava come l'anello di congiunzione tra la criminalità organizzata e la disciolta amministrazione comunale. In particolare con il sindaco omissis ed il presidente del consiglio omissis. Ma, come precedentemente dedotto, omissis non era stato in alcun modo considerato, neppure indirettamente, nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla criminalità organizzata nel Vellinese. Cioè, quindi, significa che, secondo gli sciolti, non c'è relazione tra questo soggetto e la criminalità organizzata di Avellino. La condanna di omissis a 3 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso è un'altra contestazione degli sciolti. Risaliva al 1986 per fatti del 1983 e dopo tale condanna omissis non aveva subito alcuna condanna per reato che evidenziassero collegamenti con la criminalità organizzata. La condanna subita nel 2008 per rapina ed estorsione continuata ed il procedimento penale a suo carico per lesioni personali richiamati nella relazione prefettizia non evidenziavano infatti alcuna appartenenza o anche solo un collegamento con la criminalità organizzata. E quindi chiarissimo, cioè, vabbè, al di là delle contestazioni c'è una situazione di non sufficiente dimostrazione del collegamento con clan criminali. È questa la tesi. Dice, vabbè, per quanto questo soggetto possa aver avuto condanne, eccetera, non è provata la sua appartenenza o il suo collegamento con i clan camorristici. Allora, il TAR chiarisce in questo modo. Nella relazione sono state segnalate irregolarità con riferimento alle modalità di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del comune. Irregolarità. Che alla fine noi parliamo di fatti amministrativi, quindi di infiltrazioni nell'amministrazione. Non stiamo qui discutendo di civiltà, di sentenze penali, eccetera. Ma vediamo che è molto chiaro il TAR.
Quindi parla di irregolarità, impianti sportivi di proprietà del comune, ivi inclusa la piscina comunale, affidati in concessione con continuità alla cooperativa presieduta da Omissis, non in possesso dei requisiti soggettivi per contrarre con la pubblica amministrazione, in quanto destinatà di condanna irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale. E anche questo è chiarissimo. Cioè, vabbè, tutto quello che dite, però quella condanna per 416 bis, come sappiamo, è inerente alle associazioni criminali di stampo mafioso, noi consente a questi soggetti di contrarre con la pubblica amministrazione rapporti di concessioni di beni pubblici, eccetera. Quindi è questa la contestazione. Al riguardo, continuano i giudici del TAR, altro che non hanno ritenuto di esaminare, al riguardo è stato altresì segnalato che le società fruitrici degli impianti sportivi affidati alla predetta cooperativa erano riconducibili a vario titolo a soggetti gravati da pregiudizi penali, tra cui figurava lo stretto parente del capo di uno dei clan camorristi cerpini. Cioè, significa che poi questi impianti sono stati sfruttati da società che in un modo o in un altro i giudici ritengono legati ai clan camorristici. E questo è un altro elemento che viene preso in considerazione ai fini dello scioglimento. Non è che il TAR fa i processi penali o le abbia fatte la commissione d'accesso antimafia, il prefetto o il governo. Poi, andando avanti, dice ancora, sempre sulla questione degli impianti sportivi, con riferimento al ruolo di Omissis, il prefetto ha evidenziato come lo stesso è divenuto negli anni significativo punto di riferimento all'interno dei rapporti sociali e politici di Omissis, cioè Omissis qui sta per il paese di Padova, attesi i legami strettissimi con Omissis, per il quale negli anni si è impegnato direttamente nelle campagne per l'elezione a sindaco e per la formazione della lista Omissis, sottoscritta anche da Omissis. Cioè, quindi questo soggetto ha avuto un ruolo attivo di primo piano nelle vicende politico-amministrative di Prato. È stato segnalato inoltre che lo stesso ha fatto eleggere nelle diverse consigliature persone a lui riconducibili, in particolare Omissis, nipote della moglie, Omissis, figlia di Omissis, che a suo carico vari pregiudizi penali, e cugina di Omissis e Omissis, figlia di Omissis, con precedenti penali in materia di stupefacenti ed associazione a delinquere. Come sintomatica della diretta e decisiva influenza esercitata sulle compagini amministrative, è stata poi rilevata la continua presenza di Omissis in tutti i consigli comunali. Il legame consolidato negli anni tra Omissis e Omissis è attestato anche dal viaggio in America compiuto insieme in compagnia delle rispettive famiglie nel dicembre 2008, unitamente anche ad Omissis. Cioè, per il TAR questi sono tutti elementi da tenere in considerazione ai fini della validità o meno dello scioglimento del Consiglio Comunale. Poi un altro tema che affronta il TAR, i punti specifici, riguardano gli abusi edilizi, e per quanto noi conosciamo che abitiamo qui a Pratola, quelle che possiamo ritenere delle vere e proprie devastazioni ambientali. Che cosa dicono gli amministratori che hanno fatto ricorso? Con riferimento a Omissis, che nella relazione prefettizia era menzionato come destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, i ricorrenti hanno dedotto che la misura era stata annullata
la sorveglianza speciale, con decreto della Corte di Appello di Napoli, questa del 2021, sulla base di argomentazioni che escludevano la rilevanza criminale dell'omissis ed ancora di più la sua appartenenza alla criminalità organizzata. Quindi veniva esclusa sia la pericolosità criminale sia l'appartenenza a clan camorristici secondo gli sciolti. Questa è la deduzione che fanno dal decreto di annullamento emesso dalla Corte di Appello di Napoli. Inoltre, dicono sempre gli sciolti, nella relazione non era indicato in quale forma e con quali atti reali o anche supposti il predetto soggetto controindicato avrebbe potuto condizionare l'operato degli amministratori locali. Cioè, quindi, oltre al fatto di dire stata revocata la misura di sorveglianza speciale, la relazione non ci dice come questo soggetto ci ha condizionato, dicono gli ex amministratori locali, al che il TAR risponde. Tra i contatti con soggetti collegati alla criminalità organizzata vi è poi quello con omissis, affiliato al clan camorristico omissis, legato successivamente ai fratelli omissis di cui era autista, che ha aderito in seguito al clan camorristico omissis. Questi, trasferitosi in Irpinia nel 1999, con riferimento all'acquisizione di un terreno, è stato condannato a 6 anni per estorsione continuata in concorso, detenzioni illegali di armi e munizioni in concorso, percosse continuate in concorso con l'aggravante del metodo mafioso. Del terreno oggetto di estorsione verrà poi in possesso attraverso la moglie omissis e la omissis che lo acquisteranno, e su tale area verrà realizzata la struttura ricettiva omissis. Qui gli omissis non ci impediscono di capire a che cosa si riferisce, a quale area del comune di Pratola appartiene quel terreno e che cosa è stato fatto di quell'area. Ma tutto questo cosa c'entra con gli amministratori che hanno fatto il ricorso, che in fondo dicono ma in che modo noi avremmo favorito o questo soggetto ci avrebbe condizionato? Anche questo i giudici spiegano. Il prefetto ha rappresentato al riguardo che nel 2001, durante una perquisizione domiciliare presso la medesima proprietà, sono stati sequestrati 2 fucili d'assalto Kalashnikov calibro 7,62 con una carabina, occultati a 20 cm di profondità dalla superficie del terreno. Presso la villa, che ha beneficiato di una serie di interventi urbanistico edilizi avvenuti negli anni dell'amministrazione comunale omissis, si sono tenute varie manifestazioni. Quindi, la prima cosa, ci sono una serie di interventi urbanistici edilizi, e quindi questo li fa l'amministrazione, non è che li fa Zeus, avvenuti negli anni dell'amministrazione. Sono state tenute varie manifestazioni. Adesso andiamo a vedere che cosa significa il fatto che queste manifestazioni si siano svolte, in che modo e alla presenza di chi. Sono state tenute varie manifestazioni e la struttura si è avvalsa anche della sottoscrizione nel 2013, all'amministrazione sciolta, nel 2013, di un protocollo d'intesa, che lo fanno sempre gli amministratori, non Zeus, di un protocollo d'intesa tra la moglie di omissis e l'ex sindaco omissis per la gestione e l'organizzazione di evento turistico culturale in omissis. Vi è stato poi l'indebito interessamento dell'ex primo cittadino nel rilascio di autorizzazione e nella concessione del patrocinio comunale per lo svolgimento di manifestazioni presso la struttura ricettizia di proprietà dell'omissis, ove si sono svolte numerose manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale,
oltretutto in presenza di esponenti di spicco delle organizzazioni criminali. Qua già entriamo in un bel po' di cose, di casi specifici. Diciamo, ci sono stati patrocini vari, eccetera, quindi c'è stato anche un indebito interessamento su questo da parte dell'ex sì. Poi dice ancora il TAR, l'attività autorizzativa in materia edilizia e urbanistica, anche questo di competenza dell'amministrazione, non degli angeli scesi dal cielo, l'attività autorizzativa in materia edilizia e urbanistica connotata da una serie di irregolarità di cui hanno beneficiato sia soggetti riconducibili a organizzazioni criminali che persone legate da vincoli di amicizia o parentela alla compagine amministrativa. Io dico, di fronte solo a queste tre righe, no? È anche umiliante, oltre che ridicolo, andare in giro a dire che è uno scandalo, è un complotto politico, ma vergognatevi, gli sciolti. E andiamo avanti e passiamo al tema della refezione scolastica. Cosa dice gli amministratori di corrente? In particolare, con riferimento a Unissis, la relazione evidenziava che era stato condannato all'ergastolo per un omicidio ed era marito di Onissis, alla quale è stato affidato per lungo tempo, 2013-2019, dal comune il servizio di refezione scolastica, con procedura poco trasparente, mentre con riferimento a tale servizio non era emersa alcuna irregolarità, dicono gli sciocchi. Ma come? Voi ci dite che la procedura è poco sarà stata pure poco trasparente, dicono, ma l'irregolarità non c'era? Nella relazione prefettizia, contestano gli sciolti, con riferimento alla signora Omissis, si rilevava che il nipote di questa, tale Omissis, era stato arrestato nel 2019 in quanto ritenuto elemento di spicco del Omissis, ma non era stato minimamente chiarito se questi fossero i rapporti con Omissis e se avesse mai frequentato il comune di Omissis, quale correlazione potesse avere con l'affidamento della signora Omissis del servizio di refezione scolastica. Anche questo è chiaro. Dice, vabbè, questo avrà pure avuto un parente che è incappato in un arresto, però alla fine che c'entra questo parente con la persona destinataria, no, dell'affidamento del servizio? E quindi qual è questo nesso? Noi non lo vediamo e lo contestiamo. E il TAR, anche in questo caso, chiarisce. Le interferenze di Omissis con l'amministrazione comunale sono state ravvisate nel fatto che la moglie Omissis era legale rappresentante della Omissis Service SRL, già Omissis Società Cooperativa SRL, di cui era anche socio Omissis, e che dal 2013 fino al giugno 2019, pertanto durante entrambe le amministrazioni, ha gestito il servizio di refezione scolastica grazie a procedure ad evidenza pubblica poco trasparenti, in quanto tra il 2013 e il 2014 l'amministrazione comunale ha affidato, prima in modo diretto e poi con procedura di gara, alla Omissis il servizio della mensa scolastica, senza pubblicare il verbale di gara, lasciando così sconosciuta l'identità delle ditte partecipanti. Questo è un fatto rilevante, cioè nel senso che, visto che non si fanno i processi penali, ma si discute di procedimento amministrativo, in sostanza il TAR dice, se tu non mi dici quali sono le altre ditte partecipanti, è questa situazione di poca trasparenza già di per sé lascia configurare un condizionamento, perché la poca trasparenza in questi casi, che sia o meno illegalità, conta poco. Cioè, nel senso che questo potrebbe configurare un condizionamento per dire, vabbè, voi non mettete quali sono le altre società in gara e quindi la cosa non si capisce e va avanti così. Conclusosi il triennio 2014-2017, cioè il primo affidamento, periodo di durata dell'appalto, l'ente non ha indetto per tempo una nuova gara d'appalto,
prorogando il servizio per il 2017-2018 alla medesima società, che nel frattempo diventava Omis Service SRL, cioè è cambiato il nome della società e veniva dato, diciamo, il servizio senza una gara d'appalto, e quindi c'era una proroga. Un altro argomento è la tensa struttura. E qui vediamo, c'è proprio un'apoteosi, che qua dobbiamo ricordarci. Ricordate la conferenza stampa del 13 ottobre 2020 a seguito delle perquisizioni? Ricordate, non c'erano solo le perquisizioni nelle case degli amministratori, ce n'erano anche altre, vedremo, e fu detto che le perquisizioni hanno avuto esito negativo. Adesso vediamo se è così. La relazione prefettizia, questo lo dicono gli sciolti sulla tenda struttura, illustrava inoltre la figura di Omissis, ritenuto sodale del clan Omissis, di Omissis, correlata al comune solo in quanto padre di Omissis, titolare della Omissis SRL, che ha effettuato la fornitura della struttura prefabbricata che ospita la scuola comunale, la cui realizzazione sarà possibile in virtù di un susseguirsi sorprendendo di atti illegittimi adottati nel corso di più consigliature, con la compiacenza degli amministratori comunali. Questo è il ricapitolo della relazione. Però si sciolte, tuttavia, nella relazione, sì, tutte queste cose, sì, ci stanno, no? Tuttavia, non era in alcun modo chiarito se Omissis fosse in rapporti con la figlia, cioè questo fa abbastanza ridere, no? O se avesse frequentato e in quale veste il comune di Omissis. Dice, vabbè, ma l'ha fatta la figlia, non il padre, che è incappato, appunto, no? Maglio della giustizia, beh, insomma, no. Cioè, alla fine, questo non ha manco frequentato il comune, no? E il TAR argomenta in questo modo. Nella relazione è stata tratteggiata la figura di Omissis, legale rappresentante della società Omissis, e padre di Omissis, quindi si tratta di due società, una del padre, una della figlia. Aviglia è titolare della Omissis SRL, che in data 25 marzo 2017 è stato arrestato il padre per concorso in associazione esterna camorristica ed estorsione aggravata dal metodo camorristico. Alla Omissis SRL è stato commissionato dal comune il noleggio della struttura modulare prefabbricata ad edificio scolastico del comune di Omissis. Diversamente da quanto assunto nel ricorso, dicono i giudici del TAR, i rapporti tra Omissis e la figlia sono attestati dalla relazione tratta dalla notifica della perquisizione delegata dall'autorità giudiziaria di Avellino nell'ambito del procedimento penale Omissis, giacché nell'ottobre 2020 è stato accertato che tutta la documentazione della Omissis si trovava presso la sede legale della Omissis SRL, con conseguente comunanza nella gestione delle due società. Cioè, a seguito delle perquisizioni sono stati trovati documenti dell'una società nella sede dell'altra, praticamente era una cosa sola. E quindi le famose perquisizioni dall'esito negativo, era sì negativo, ma negativo per gli sciolti, diciamo così. La vicenda relativa al noleggio e al contratto di disponibilità di strutture da adibire a sede scolastica provvisoria, dicono sempre i giudici del TAR, disposti attraverso procedure di affidamento caratterizzate da numerose illegittimità, con particolare riguardo al valore dell'appalto, alla mancanza della determina del responsabile del procedimento, alla violazione del principio di segretezza delle offerte, al criterio di aggiudicazione difforme da quello indicato nel bando di gara. Insomma, non è poco. Sempre l'amministrazione fa queste cose. Tali servizi, aggiudicati in esito ad una gara risultata poi fittizia, sono stati affidati, come sopra accennato, alla ditta di proprietà della figlia di Omissis. Per tali fatti è stato incardinato un procedimento penale
che ha visto indagati i due amministratori di vertice unitamente ad altri amministratori comunali, al segretario comunale e al titolare della ditta aggiudicataria. Quindi poi non solo ci sono queste irregolarità dal punto di vista amministrativo, ma c'è anche un procedimento penale e questo ve lo ricordate voi. Sostanzialmente dicono i giudici del TAR, ma a noi basta valutare il lato amministrativo. Poi, alla fine di tutti questi punti presi in esame, ci sono delle conclusioni che non lasciano dubbi. Le doglianze proposte, cioè le contestazioni degli sciolti, dicono i giudici del TAR, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. Però le hanno dovute esaminare appunto per ritenerle infondate. I numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell'esistenza di un condizionamento dell'apparato amministrativo del comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le doglianze proposte, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate. Cioè dice, questi fatti, cioè i singoli episodi, no, portano a ritenere che il condizionamento c'è stato e le contestazioni dei ricorrenti non hanno confutato questa conclusione, cioè non sono state sufficienti a dimostrare che il procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale sia stato viziato da irregolarità o errori di valutazione. Tutti questi elementi, veniamo al punto, tutti questi, non è che non sono stati considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento che abbiamo visto l'altra volta, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall'articolo 143 del testo unico degli enti locali ai fini dello scioglimento del Consiglio Comunale, allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio. Cioè tutti questi elementi sono validi e idonei per sciogliere il Consiglio Comunale anche solo al fine di preservare, perché questo è lo scioglimento del Consiglio Comunale, non sono condanne, nessuno manda in galera nessuno, si scioglie il Consiglio Comunale per evitare che queste infiltrazioni appunto no, continuino e si radichino. Tale conclusione, tutte queste cose, esonera il collegio, cioè il giudice del TAR, dall'esaminare le contestazioni avverso gli altri specifici episodi individuati nella relazione prefettizia come ulteriori sintomi della vicinanza dell'apparato amministrativo alla criminalità organizzata, la cui eventuale fondatezza non determinerebbe la caducazione dell'atto, esonera il collegio dall'esaminare le contestazioni avverso gli altri specifici episodi individuati nella relazione prefettizia. E qui veniamo, diciamo, all'interpretazione un po' farlocca dalla minorata. Qui non sta scritto che non c'è bisogno di prendere in considerazione gli specifici, anzi, è scritto l'esatto contrario. Cioè, dice, visto che ci stanno tutti questi fatti che abbiamo esaminato, che dimostrano, come dire, o almeno sono considerati sintomi della vicinanza dell'apparato amministrativo alla criminalità, quindi seppure altri specifici episodi non fossero fondati, questo, visti quelli che abbiamo ritenuto fondati, comunque non inficerebbe il processo di scioglimento del Consiglio Comunale. Visto che, voglio dire, la sentenza è chiarissima, in un italiano è chiarissimo, vediamo un po', confrontiamola. No? La minoranza, ex minoranza, scrive, ritenendo che il TAR ha bocciato il ricorso, ritenendo persino inutile, questa parola inutile, non compare da nessuna parte, persino inutile esaminare le contestazioni avverso specifici episodi individuati nelle relazioni prefettive.
Cioè, l'ex minoranza dice, siccome era tutto talmente chiaro, il TAR ha detto, vabbè, io nemmeno li vado a vedere i singoli episodi, no? Allora, esonerare, cioè, significa, dà la possibilità, ci esonera, cioè, ci libera dall'esaminare altri, non inutilità di esaminare. Esaminare le contestazioni avverso altri specifici episodi, non tutti gli episodi, la cui fondatezza, quindi seppure quegli altri episodi fossero fondate le contestazioni, non determinerebbe la caducazione dell'atto. Cioè è come se si fa una partita, si deve vincere 3 partite su 5, una volta ne hai vinti 3, inutile fare le altre 2, no? Cioè, questo, il fatto di non fare le altre 2 non significa che la partita non c'è stata, no? Ma voglio dire, perché diciamo, la minoranza incappa in questo scivolone, onestamente, si poteva risparmiare, c'è diciamo, una tendenza, dal mio punto di vista almeno, a non affrontare i singoli fatti, da un lato, e questo è molto grave, perché come abbiamo visto, non solo i singoli fatti sono molto preoccupanti, ma affrontarli significherebbe aprire tutta una serie di considerazioni su quelle che perché si tratta, non so, le autorizzazioni urbanistiche, gli abusi, la gestione dei servizi pubblici, sono tutte cose che deve fare un'amministrazione. Chi ha in animo di amministrare il nostro paese a seguito poi di uno scioglimento per infiltrazione mafiosa, forse avrebbe anche il dovere, no, di spiegare in che modo intende affrontare questi temi. Ma c'è di più. C'è di più perché, sempre sulla pagina Facebook del gruppo Siamo Prato La Serra, nel riportare un articolo di stampa che dava notizia appunto della bocciatura del ricorso da parte del TAR, questo articolo veniva accompagnato da una considerazione sibillina, cioè contano i fatti e non le chiacchiere. Ora, non sappiamo se le chiacchiere vengono attribuita agli sciolti che appunto fanno chiacchiere su quello che sarebbe, no? L'infondatezza, vinceremo, eccetera, eccetera. Non lo so se le chiacchiere loro intendono appunto parlare dei fatti, loro le considerano chiacchiere, no? Evidenziare che ci sono state, no? Delle situazioni di condizionamento, delle illegalità, delle, diciamo, quello che sia, lo stabiliranno i tribunali. Queste sono queste chiacchiere, no, questi sono i fatti, non sono le chiacchiere. Però questa esultanza sul contano, intanto i fatti sono del TAR. La minoranza, che pure aveva la possibilità di far parte del procedimento, cioè di stare dentro il procedimento amministrativo, bastava fare, come dire, degli atti di costituzione che potevano anche portare degli elementi se lo ritenevano, allora sì, avrebbero fatto i fatti, ma questo non è successo, quindi diciamo, questi fatti. Allora, questa cosa sibillina, un po' di attribuirsi il merito, no, dello scioglimento o addirittura della bocciatura del ricorso, cozza un po', che la minoranza ha grandissimi meriti, sicuramente i ricorsi, gli esposti fatti hanno contribuito a far chiarezza prima per quanto riguarda il lavoro della commissione d'accesso, sicuramente da parte della magistratura, però l'idea che tutto il procedimento, quindi anche l'arrivo della commissione d'accesso nell'agosto del 2019 a Prato, sia attribuibile all'attività svolta dall'ex minoranza è una cosa che la stessa sentenza il 5 gennaio ridimensiona o smentisce addirittura, perché c'è un passaggio molto illuminato rispetto a che cosa ha originato l'interesse del prefetto e del Ministero degli Interni alle attività amministrative del Comune di Prato La Serra. Lo leggiamo. Il procedimento di scioglimento, dicono i giudici del TAR, aveva preso le mosse dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 17 settembre 2019 su richiesta della Procura distrettuale antimafia
nei confronti di Omissis, operante in molti comuni della provincia di Avellino, tra cui proprio Omissis e paesi limitrofi. Quindi c'è stato un arresto. Io non so se è del 2019, perché a settembre 2019 la commissione d'accesso era già a Pratola, ma evidentemente si tratta di un arresto seguito ad altre misure della magistratura, che però ha acceso i riflettori sulle alcune attività amministrative a Pratola 6. Ma questo senza togliere meriti, per carità, all'attività svolta dall'ex opposizione. Però, voglio dire, sarebbe anche il caso, finalmente, che l'ex opposizione cominciasse ad affrontare il tema fondamentale. Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pratola Setra non è stato determinato dalla meritoria attività dell'ex minorato sul bilancio, ad esempio, no? Che pure sta facendo rilevare delle criticità che l'ex minoranza aveva nei dettagli già preventivato, pronosticato, sottolineato, aveva lanciato l'allarme, ma non è stato sciolto per questo il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazione di carattere mafioso su questioni riguardanti due temi fondamentali: la concessione di servizi pubblici, quindi strutture, impianti sportivi, refezione scolastica, trasporto scolastico, la densa struttura, eccetera, e le gare di appalto, la materia urbanistica, quindi con abusi edilizi e concessioni contro legge. Di questo forse bisognerebbe parlare, anziché interpretare in modo farlocco le sentenze e attribuirsi i meriti che sicuramente non sono da attribuire all'ex minoranza.